Luigi, si ricomincia. Sì, il quintetto da Stamur è lo stesso dell'inizio partita. Adesso avanza Gloria, Alfieri, Vespa, Cent'anni, Marconi, Glorio, penetrazione, scarico, vediamo, non si conclude. Ecco, indecisione. Bravo, bravo, bravo. Canestro e fallo. Bravo. Hanno aspettato il momento giusto, al momento del conteggio addirittura mi è sembrato, sì, di capire. Cioè, l'arbitro era attento ai secondi. Il tiro aggiuntivo non va, riparte la sagrata. Minucci cerca di dare una palla dentro con per Nivaldi, vista la pressione dei nostri avversari sarebbe il caso di fare cose facili, anche perché sono quelle che fino a questo momento ci hanno premiato di più. Spazio per il numero 9 che ci prova. Ecco, vediamo se... Rimbalzo recuperato da Stamura, che sembra essere ripartita con la marcia giusta. Doppio palleggio. Chiamato un doppio palleggio. L'arbitraggio ci pare abbastanza... Gli arbitri sono molto regolari, non sono protagonisti, stanno arbitrando molto bene. Sono padroni della partita fino a questo momento. Il metro utilizzato è lo stesso. Ora il 10 rimane a terra. Penetrazione del 10, ha recuperata la palla. Non se ne sono accorti, vediamo un po'. O non se ne sono accorti, o hanno fatto finta visto che ci trovavamo sotto il canestro. E Cervellini mette dentro altri due punti. Bella l'intenzione, conquista. Ora una abbiamo un cambio, esce il numero 10 Minucci ed entra il numero 4 Lucci per la sagrata. Rimette Marconi, vediamo per Vespa, Glorio per Alfieri che ci prende da due. Vediamo. Bellissimo la penetrazione di Nivaldi. Ottima la giocata, con buona velocità Nivaldi riesce ad ottenere il canestro ed il fallo. Stiamo assistendo a una bella partita che si muove punto punto. E veramente un bello spettacolo. Bravi questi ragazzi. Vespa, fallo da dietro. Gli arbitri normalmente lo puniscono sempre, quasi l'intenzione. Non sono falli cattivi, però. Sì. E partiamo con la rimessa della Stamura. Con viene data sul lato, giustamente viene data sul lato. Gloria, vediamo, passerà Vespa. Finta. Vediamo Cent'anni, penetrazione. Ottima la penetrazione del numero 9 che subisce fallo e si arrabbia anche. E la specialità della casa. Sì, sì, abbiamo visto. Si arrabbia anche perché la palla non va a canestro. Si fa subito perdonare il canestro con un primo libero ben realizzato e anche il secondo va dentro. Eccoci!
Ecco coach Saccoccia sta cercando di mettere a posto la questione, pressione sul portatore di palla da parte della Sagrata. Anche Cianforlini, coach Samura, sta chiedendo grande pressione difensiva. Vediamo se i ragazzi l'accontentano. No, si è trasformato in un fallo. In un fallo. Adesso probabilmente farà una sostituzione perché Alfio dovrebbe avere secondo fallo. Troppa intensità difensiva. Ha preso la lettera ciò che gli diceva il coach, spingi più forte, ma probabilmente un pizzico troppo forte. Però tutti i falli che abbiamo visto sono falli sì. agonistici. Infatti viene subito richiamato in panchina col terzo fallo, rientra Biasco. Chissà se riusciremo a fare questa rimessa, vediamo se ce la facciamo. Ecco qua. Peccato Nibaldi sul secondo ferro, dobbiamo stare attenti ora a non subire il rimbalzo, il contropiede, e stavano per ripagarci con la stessa moneta i ragazzi della... della Stamura. Mandiamo, ci... perdiamo una buona occasione con Lucci che non riesce a concretizzare un canestro e come sempre succede arriva canestro e fallo da parte del, dei nostri dei ragazzi da Stamura. Questa è stata una bella azione. Ogni tanto ci sono sprazzi anche di bel gioco. Vediamo se Alfieri completa la torta. Ed arriva il, uno dei primi vantaggi della Stamura. Sostituzione Lucci Minucci. Ora la Stamura cerca di velocizzare comunque il gioco cercando una penetrazione, è costretto poi al tiro il numero 20 Alfieri ed ora riusciamo noi a fare quello che più o meno fino a questo momento ci è venuto meglio. Sì. Se lo sono persi il 10. Ora noi ci perdiamo il 5 e restituite il favore. Restituiamo il favore. Tiro difficilissimo e il rimbalzo. Questa è stata bella anche questa. Sì, sì, questo è molto bello. Tanto che coach Saccoccia chiama il time out. Luigi, forse sembra che in questo inizio del sì, terzo loro... quarto l'inerzia stia leggermente cambiando. Sì, il coach Cianforlini è molto attento alle rotazioni, quindi molte volte ci sono quintetti, diciamo, non fortissimo fisicamente in velocità, però poi lui riesce nell'economia di tutta la partita a gestire tutto il gruppo, quindi sembra quasi che insomma siano rischi calcolati quelli che corra durante i primi quarti della partita, poi pensa se la voglia giocare sempre nel terzo e quarto quarto. Il meccanismo fino a questo momento sta funzionando perché anche se la partita è lì in questo momento
a metà del terzo quarto la Stamura ha 3 punti di vantaggio. Sì, perché bisogna sempre fare poi attenzione ai falli, a tante componenti, insomma, quindi bisogna essere più una previdenti. Più una partita di scacchi che una partita di basket, sì, fino a questo momento. In questo poi insomma ha anche una valenza educativa, perché fa girare tutta la squadra, fa partecipare tutti. Sì, è inutile azzardare quintetti fissi. Adesso hanno esagerato. Hanno provato uno schema difensivo che forse il pubblico non capisce. Però insomma è stato sanzionato e finita là. Sì, ottimo, anche perché intensità. Loro azzardano delle cose da grandi, ecco. Sì, no, il gioco tecnicamente fino a questo momento è stato troppo valido, ecco. È stato molto valido, l'unica cosa che è mancata probabilmente è stata un po' di lucidità durante la finalizzazione dei canestri, però per quanto riguarda tutto il resto mi pare che stiamo assistendo a una bella partita. Ecco. Ora i 3 punti della è entrato Stamura al momento giusto, finora non se ne erano visti tanti. Ecco. C'è sicuramente il tentativo di uccidere la partita da parte della Stamura. 4 minuti ancora da giocare, 51-45. Adesso bisogna mantenere la calma da entrambe le parti. Nel senso, i rossi non si devono buttare all'arrembaggio e i verdi devono restare freddi. Lunetta per il numero 5 Vespasiani, che potrebbe riuscire a incrementare i 6 punti di divario che in questo momento ci sono. Il primo non va. Il secondo invece viene realizzato. Eccolo qua. Questa volta non si fanno sorprendere. L'arbitro sembrava lì vicino, quindi mi sembra strano che noi da qui riusciamo a vedere. La rimessa viene assegnata alla Stamura che riparte. Circolazione di palla buona con un ottimo ragionamento, peccato la conclusione. Veramente un bello schema, un dai e vai riuscito molto bene, che però non si conclude al momento del canestro. Ora dall'altra parte, sul rovesciamento di fronte c'è un fallo. Esce il 5, che è insomma una pedina fondamentale, perché con 3 falli entra in campo De Benedictis. Primo tiro libero di Tartufoli che non va. È una notizia. Il secondo invece va meglio. 6 punti di divario. Vediamo i 100 anni. No, esagera con scarichi sotto canestro. Taglio. Questo piazzato il numero 21. Facciamo un pochino di confusione, rimbalzo e restituiamo la palla alla Stamura in fase di attacco.
Cent'anni non ha paura. Molto bravi i ragazzi della Stamura. Sicuramente questo è qualche cosa sì, di provato no, in... ma provato forse al campetto fra i due perché c'è molta intesa, poi ci sono delle coppie, dei tri che insomma provano giochetti che vedono in televisione. E questo quando, la... quando non riesce l'allenatore si arrabbia, ma se riesce ha il, l'applauso del pubblico. Però insomma se non lo fanno a quest'età quando lo faranno? Primo tiro libero di Tartufoli, secondo tiro libero di Tartufoli, 54 a 48 a 2 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto. Ecco. Ottimo il piazzato di Sebastiani, 50 a 54, ma la palla è per un canestro, viene fischiato un fallo. No, è rossa, no, ha detto che l'ha toccata Lanari. Minnucci cerca di portare la palla fino in fondo, il tentativo di realizzazione da piazzato di Tartufoli. Buono il piazzato invece in questo momento del numero 21 Lanari. Non riusciamo a mettere dentro la palla e subiamo il contropiede dei nostri dei ragazzi della Stamura e viene fischiato ma fidiamoci degli arbitri insomma sì, se no viene fischiato un'infrazione dei passi ai ragazzi della Stamura. Ma sono bravi gli arbitri stanno gestendo bene tutta la partita sicuramente fino a questo momento. Le fischiate ci sono sempre parse puntuali ed appropriate ed estremamente misurate. Scontro fra Titani sì. Vince il 10 Bel gesto tecnico e fisico di Armando Minnucci. 50 secondi da giocare ed è ottimo tiro peccato perché il Biasco si era liberato molto bene. Un possesso praticamente dal punto di vista econometrico, un possesso da giocare. Passi un'altra volta. Viene fischiata un'altra infrazione di passi da parte Lanari c'ha il doppio passo iniziale che si può trasformare in tre passi si rischia. Ma credo che in questa circostanza Lanari avesse avuto l'intenzione di tirare sì, ma ci abbia ripensato un attimo di troppo è quello che probabilmente non ha fatto funzionare bene la questione. Facciamo molta difficoltà ad uscire fuori dalla nostra area e con una penetrazione di Tartufoli riusciamo a, ad avere il canestro e subire fallo. Questi sono i momenti in cui i ragazzi devono essere più diciamo freddi, intelligenti, che a 10 secondi dalla fine. C'è stata una sostituzione anche da parte della Sagrata e vediamo com'è. È sempre stato il tiro alla sirena della Stamura in tutti e tre i quarti, vediamo. E anche questa volta grandissimo.
Altro canestro di chiusura da parte della Stamura, ben realizzato da 100 anni, e praticamente chiudiamo il terzo quarto, 58 Stamura, 54 Sagrata.